Oggi parliamo nel nostro focus group di un tema che mi sta molto a cuore, perché in teoria anch'io sono uno startupper o qualcosa di simile. Parliamo dei problemi delle startup. L'argomento di questa chiacchierata che affrontiamo con Francesco, Marco e Mattia, che poi avranno modo di presentarsi nel corso della chiacchierata, è nato da un confronto proprio con Mattia, perché era quel giorno che ci siamo parlati e era venuta fuori questa famosa notizia della sospensione, la possibilità di registrare la startup online, che bisognava andare dal notaio e quant'altro. E la considerazione che abbiamo condiviso, mi permetto di dire, Mattia, Sì. che io e lui, è stata: ma pensa un po' se sono questi i problemi della startup, il fatto di dover spendere 2000 euro da un notaio o di impiegare del tempo per andarci a fare la costituzione di una società. E quindi ho voluto mettere insieme questo team, uno perché penso che Francesco e Mattia, appunto, come dicevo nella nostra introduzione, siano due esperti di startup, uno col trattino in mezzo e l'altro senza trattino, e poi perché Marco di problemi di startup ne vede, soprattutto della difficoltà che hanno di accedere alla risorsa forse che manca di più nelle startup, che oltre alle competenze sono i soldi. Ma cominciamo appunto dal nostro Mattia, direi. Mattia, qual è la più grande sfida che vedi oggi per un aspirante imprenditore che voglia avviare un'attività imprenditoriale in Italia? Tanto buonasera. Allora, beh, diciamo che il problema principale secondo me non è mai legato alle forme, agli strumenti di costituzione e quant'altro, ma proprio ad uscire un po' da quella che in gergo si chiama la Death Valley, no? La valle della morte, che suona malissimo, ma in realtà è quel percorso che si ha dall'idea che possiamo avere così come siamo ora con cinque amici a un tavolo e parlare del più e del meno, e poi effettivamente riuscire ad avere la cosiddetta execution, che è tanto insomma un tema dibattuto. Andando più nello specifico, quindi il principale problema, a mio avviso, è proprio quello di riuscire a fare quello che è il primo obiettivo di una aspirante startup, individuare un problema da risolvere dal mio punto di vista. Quindi, in gergo chiamato problem solution fit, ma in generale, per renderlo ancora più fruibile, cioè l'obiettivo è quello di trovare effettivamente un problema su cui concentrarsi. Problema che generalmente è di qualcuno questo problema, ecco, di quelli che sono i cosiddetti early adopter. Quindi, secondo me, il grande problema oggi non è la forma, il notaio sì, il notaio no, ma tutto quello che è la metodologia poi di validazione in questa fase principale. Discorso diverso per, ovviamente, altre, Ti diciamo, sì. interrompo perché hai citato un punto di contatto con l'esperienza, secondo me, di Francesco. Uno, perché l'hai citata in inglese e Francesco arriva a noi forte di una forte esperienza internazionale. Ma due, perché secondo me questa valle della morte in realtà non è solo caratteristica dell'iniziativa imprenditoriale solo al suo albore, no? Alla sua nascita, ma è una valle in cui anche imprese molto grandi a volte si trovano impantanate. Cosa ne pensi, Francesco? Una mia percezione questa o la trovi condivisibile? Ma quando Mattia parlava, la trovo condivisibile, quando Mattia parlava di, come tu sai, la mia esperienza, non ho mai purtroppo collaborato a una startup in vita mia, la mia professionalità, ho cercato sempre di metterla al servizio in 30 anni dell'industria, soprattutto per multinazionali o grandi imprese private. Però quando parlava del problem solving, cioè prima di tutto troviamoci un problema, e gli early adopter che possono essere i primi clienti interessati alla soluzione di questo problema, stavo pensando che in effetti c'è già un primo. Perché spesso le Death Valley nell'industria più grande è già startuppata da qualcun anno, magari 10, 20, 50 anni fa, sono proprio quelli che ci si trova immobilizzati, magari nell'abbiamo sempre fatto così, e quindi anche nell'affrontare poco pronti a volte a prendere le nuove esigenze, magari non espresse, dei potenziali clienti.
Oppure a volte sono esigenze espresse, ma che troviamo, quindi in quel caso il problema ce l'abbiamo, ma ci implica un cambiamento di asintoto, un breakthrough, che e lì viene la nostra difficoltà. Ecco. Assolutamente. Io questa è una cosa che noi in Beyond the Box promuoviamo tantissimo, no? Cioè il fatto che quando il nostro interlocutore è di solito è già un imprenditore che ha un suo business avviato, ma il fatto che debba ragionare sempre in ottica startup come avvio della nuova impresa, anche quando deve lanciare un nuovo prodotto, anche quando decide di aprire un nuovo canale, un e-commerce, lui in tutti quei casi lì sta di fatto lanciando una startup e dovrebbe proprio ragionare con quella prospettiva che citava Mattia. E questa prospettiva, vero Marco, ci porta anche a un panorama di soluzioni di supporto a quell'iniziativa imprenditoriale che, vista nell'impresa tradizionale, vengono spesso sottovalutate. Cioè, io ho visto tanti progetti non partire in aziende anche grandi o medio-grandi perché mancavano i soldi per farli partire. Se tu invece ragioni in un'ottica di startup, ha qualche speranza in più magari di trovare una fonte di finanziamento, ce l'hai. Se i problemi non sono formali, quelli di costituzione, non è la burocrazia, perché no, l'italiano si lamenta sempre di una burocrazia che sì, c'è, ma tutto sommato non mi sembra un ostacolo a fare impresa. Trovare i soldi invece è un ostacolo o non lo è? Trovare soldi è sicuramente un grande ostacolo, soprattutto per le startup e soprattutto nella fase iniziale di discovery, di pre-seed. E, anzi, nella fase proprio di discovery e poi anche in quella di validation, la problematica dei soldi arriva al 40%, quindi alla pari più o meno con le problematiche relative al team e alle competenze. Cioè, da una parte non ci sono abbastanza competenze e coerenza all'interno del team di lavoro e dall'altra non si riescono nemmeno ad individuare quelli che possono essere le fonti di finanziamento. E spesso, troppo spesso mi capita che mi chiamino per sapere se ci sono dei finanziamenti prima ancora di aver sviluppato l'idea, ad esempio, mentre invece sono cose che dovrebbero essere valutate durante lo sviluppo, anche perché gli strumenti ce ne sono. Ci sono strumenti pubblici che, a mio dire, negli ultimi anni, rispetto magari a 10 anni fa, e parlo di Invitalia, ora cominciano a funzionare abbastanza bene. Certo, bisogna anche considerare che si tratta in questo caso di finanziamenti pubblici, quindi hanno i loro tempi. Arrivare in ultima fase senza aver previsto quali strumenti utilizzare fa perdere tempo e sappiamo bene che per una startup il tempo è importantissimo, soprattutto nella fase di lancio. Stiamo per uscire con un contributo, un piccolo articolo che ho contribuito a ideare, che si sofferma su una premessa che individua le tre risorse fondamentali per un qualunque progetto o impresa, no? E sono appunto soldi, tempo e competenze, no? Le abbiamo identificate così. Dalla tua esperienza, Mattia, poi torniamo sui canali di finanziamento, Invitalia, questa roba, dobbiamo capire se veramente funziona e per chi. Tempo, soldi e competenze, come dei team, tu hai visto tantissimi team e ne vedi ancora tanti che arrivano da te con l'idea nella loro testa. L'equilibrio di questi tre fattori, come si pone se dovessi fare un ragno, no? Un ragno delle startup? Tempo, soldi e competenze. Ma diciamo che molte volte ci si preoccupa del tempo poco dal mio punto di vista, ci si preoccupa, come giustamente dicevi tu, insomma, all'inizio del nostro focus group, sull'aspetto sempre legato ai soldi, quindi economico, e ahimè ancor poco sulle competenze. Dal mio punto di vista, anche qui a me quello che capita spesso è di trovare persone che oggettivamente non hanno le competenze necessarie
ma non per avviare una startup, proprio per avere anche un mindset imprenditoriale, perché tante volte secondo me c'è questa, diciamo, si è affermata questa cosa sbagliata dal mio punto di vista, che la startup è qualcosa di diverso da un'attività imprenditoriale, ma in realtà, ecco, la startup è un'attività imprenditoriale, sappiamo benissimo, altre tipo di caratteristiche per il rischio, magari per l'innovazione, per la crescita che è più rapida, e le persone che spesso con le quali mi confronto in questa fase, come ha perfettamente anche Marco segmentato, in quella fase di, appunto, di discovery e di validation, molte volte si avvicinano a questo mondo quasi per un, non voglio dire in maniera accidentale, però capita tante volte che ci si arrivi un po' con l'idea per hobby. Sì, e questo, se mi posso permettere, è alimentato per colpa di Marco, no scherzo, è alimentato dall'idea che, cioè, è un po', mi permetto di dire una cosa che vedo molto all'italiana questa, del tipo, c'è il finanziamento, mi invento qualcosa per il finanziamento. Ecco, è proprio il paradigma sbagliato secondo me, bisognerebbe ragionare con, ho un'idea, cerco le competenze, cerco di fare magari nella fase iniziale attività di bootstrapping e quant'altro, e poi vedo quali sono le leve che ho a disposizione. Invece, e quindi non sono meravigliato del problema iniziale che discutevamo, che poi alla fine, oggi il problema è come costituire. È la stessa cosa, secondo me. È lo stesso pensiero laterale, però un laterale sbagliato, non positivo. Ecco. Assolutamente. D'altronde, c'è quella bellissima definizione di startup che dice che la startup non è altro che un gruppo di persone, no? Quello più grande possibile che tu riesci a convincere un'idea, e per quello, per costituire quello non serve un notaio. Marco, ti lascio la parola brevemente, e poi Francesco, vorrei la tua definizione di imprenditore, e se è vero che uno startupper può definirsi imprenditore, o cosa deve fare per esserlo. Prego Marco. Volevo solo aggiungere una piccola cosa proprio sulle competenze. Nel senso che al di là delle competenze tecniche che in qualche modo, se necessarie, possono essere anche acquisite esternamente, insomma ci si può lavorare. Parlava Mattia di mindset, una delle problematiche principali è proprio quella, cioè chi vuole fare l'imprenditore deve prendere consapevolezza del fatto che deve avere tutta una, o deve sviluppare tutta una serie di competenze trasversali che sono necessarie. Quando si parla di mancanza di finanziamenti per l'avvio di startup, in realtà molte volte si tratta semplicemente di incapacità del team, degli imprenditori, di mobilitare gli altri e di mobilitare le risorse. Essere imprenditori vuol dire essere capaci anche di mobilitare le risorse, di trovarle e di utilizzarle limitatamente a quelle trovate per ciò che deve essere fatto. Assolutamente. Cosa ne pensi, Francesco? È una buona definizione questa di imprenditore come mobilitatore mobilitatore di risorse. Direi che è un'ottima definizione. Tra l'altro, per rispondere alla tua domanda, se si può definire uno start-upper un vero imprenditore, beh, io penso sì, senz'altro, perché stavo pensando adesso, tantissimi grandi imprenditori da cosa sono partiti? Anzi, tutti i grandi imprenditori sono partiti da un'idea, sono partiti da un'idea della quale sono riusciti a convincere il mercato e gli investitori. Perché, e non penso solo ai famosi esempi del mondo dell'informatica, i vari Bill Gates, eccetera, ma penso anche a imprenditori più tradizionali, i primi costruttori di automobili, no? Hanno dovuto, penso, vincere non so quante resistenze per convincere le banche, allora forse investitori più tradizionali, a credere nel progetto. Quindi un bravo imprenditore, chi riesce ad avere, e qui torno alla battuta iniziale di Mattia, l'idea, no? La lampadina che si accende, perché questo è sempre appunto il di cui. E poi su questo a federare collaboratori, vedi le competenze, a trovare i soldi e trovare il tempo. Se posso permettermi anche una battuta su quelle tre, ci pensavo, certo. No? Perché io ero proprio curioso, no? Pensavo ai paragoni, no? A cose più facili per una grande industria, cose più difficili, cose più... Ma allora, la questione soldi direi che siamo un po' alla pari, perché chi lancia una startup deve trovare
deve trovare gli investitori, e noi in azienda dobbiamo convincere per un nuovo prodotto, un nuovo processo, un nuovo progetto, e dobbiamo convincere con un business plan entrambi, no? Dobbiamo convincere i nostri, nel nostro caso gli azionisti, quelli che sono già azionisti, per voi futuri azionisti o investitori. Riguardo le competenze, è molto interessante, perché è un aspetto double face a mio avviso, in quanto le competenze, noi siamo avvantaggiati perché abbiamo già delle competenze. Questa volta è un freno. A me è capitato, io negli ultimi anni, dopo una lunga esperienza quasi ventennale in una grossa multinazionale automotive, poi ho lavorato per 2 o 3 anni negli ultimi 12 anni, da 1 a 3 anni che ho lavorato già, questa è già la sesta, in sempre grandi aziende, in ruoli sempre legati all'operation, direttore generale, amministratore, insomma, a seconda delle dimensioni dell'azienda, ma sempre per progetti di cambiamento, non di cambiamento fino a se stesso, ma per ristrutturazioni, fortunatamente sempre lanciate a migliorare, a sviluppare, prevalentemente in Italia, ma anche all'estero, il business, no? E vedo che le competenze, io le divido sempre in due, no? Le competenze sane sono quelle che ti aiutano per sviluppare nuove idee, magari riuscire a vederle da un punto di vista diverso, che è il grosso handicap delle competenze tradizionali nell'industria, sì, nelle grandi aziende, potenziale handicap. Mentre invece le competenze di quelli che ti dicono, ah, questo l'abbiamo già provato 3 anni fa, 10 anni fa, e non ha funzionato, ecco, quelle sono delle competenze di cui sinceramente non ce ne facciamo niente. Quindi sulle competenze noi siamo avvantaggiati per un lato, limitati dall'altro, la startup ha la difficoltà magari di trovarle, però può anche scegliersele un po' più, come si diceva prima, Marco, mi pare, assemblarle, no, intorno all'idea e alla cosa. Il tempo è curiosissimo, perché sempre di più ci si sta rendendo conto nell'industria che bisogna legarsi a dei project manager, cioè a delle persone che, io in questo momento sto facendo il project manager per una multinazionale proprio per il lancio di un nuovo prodotto, e vedo, innanzitutto l'idea, perché il problema da risolvere, perché noi abbiamo un po' un approccio da volerlo spiegare noi già ai nostri attuali clienti, che gli lanciamo questo nuovo prodotto perché così loro si troveranno meglio qui, meglio là. Esatto. E nell'esperienza che sto facendo, una bellissima multinazionale, molto, tra l'altro, come dire, non, di sicuro non la si può definire old style, però vedo che tendiamo un po' a essere autoreferenziali e non a chiedere. Però a parte questa battuta, torno sull'aspetto tempo. Il tempo è interessante, perché la startup c'ha il fuoco sotto il sedere, per usare sempre i termini inglesi, e quindi ce l'ha ben chiaro l'imprenditore, poi i suoi primi collaboratori, colleghi, eccetera. Noi invece, questo veramente è una... ci siamo costruiti infatti dei modelli di Gates vari per spingere noi stessi e gli stakeholder e gli shareholder, certo, a validare il progetto e a tenerlo sotto controllo, per assicurarsi che vada avanti, no? E quindi, perché si perde un pochino, ci si siede un po' su quello che c'è già e si fatica a capire la necessità del nuovo prodotto, della nuova idea, della nuova cosa. Cosa che è la radice d'essere della startup, no? Quindi in quello siete più avvantaggiati voi. Assolutamente. Io sono fortemente convinto che che è un po' lo scopo di questa chiacchierata, no? Creare un bridge, un ponte fra la mentalità dinamica della startup e la capacità progettuale dell'impresa, diciamo, più tradizionale o affermata, sia fondamentale. Parlavi di tempo, e che poi la finanza, come si dice, di fatto compra tempo. Questo è un altro concetto che dobbiamo ben spiegare ai nostri colleghi, ai nostri amici che avviano un'impresa. Nel momento in cui tu ottieni un finanziamento o anche un investimento, poi quello lì ti ha dato un po' di tempo, ma non è che ti ha risolto il problema del tuo business model. Devi arrivare a un business model in grado di generare ricavi. E, Mattia, quanti cambiamenti deve fare una startup prima di trovare il revenue model giusto? Cioè, secondo te, sono
funzionano meglio, ecco, diciamo così, funzionano meglio quelle che partono subito e lo trovano, se esistono, non lo so, o quelle che fanno 10 pivot, come si chiamano in gergo, prima di arrivare al revenue model giusto, al business model giusto. Sì, no, intanto volevo giusto, ora rispondo Massimo, intanto volevo riprendere. Prego. Diceva Francesco, tra l'altro non a caso quando mi sono diciamo misurato sempre di più con le startup, la prima cosa che ho pensato fare è di, oltre a farlo in maniera accidentale, ma di certificarmi come project manager, proprio perché le metodologie, secondo me, tipo quelle agile, utilizzare ad esempio lo sprint design, non voglio andare OT, però sono cose che noi stessi, anche come azienda, personalmente cerchiamo tanto di inculcare proprio nel rapporto con le startup, proprio per il famoso guadagno di tempo. Fatta questa, diciamo, parentesi che ci tenevo, insomma, a integrare. Allora, il revenue model cambia. In realtà io trovo, per le esperienze che ho avuto, trovo abbastanza sano partire con un'idea, fare una validazione, cioè confrontarsi con il mercato, che poi che la validazione non è altro che in due step, prima appunto, come ho detto proprio all'inizio, capire il problema e poi eventualmente, se è quello giusto, concentrarsi a costruire qualcosa di validabile anche dal mercato. In gergo si parla di MVP, ci sono tantissime poi tipologie di MVP, e secondo me la cosa sana, cioè all'interno proprio di un percorso di validazione, è quello di arrivare, no, in questo diciamo cerchio, questo ciclo che si ripete, cioè arrivare a quelle che sono le misurazioni e quindi i risultati della prima validazione, prendere gli elementi che sono andati bene, e a meno che non siamo tutti Elon Musk o non so quali altri grandi imprenditori che alla prima abbiamo azzeccato tutto, dalle buyer personas alla value proposition e quant'altro, la cosa sana è proprio misurarsi col mercato, estrapolare ciò che ha funzionato e ciò che no, riadattare appunto il modello di business e quindi ricominciare una validazione. Validazioni che quindi di fatto non terminano mai in un certo senso in questa fase di vita. In realtà, questo parlo oggi anche io da imprenditore, poi Marco lo sa, io ho cominciato qualche anno fa, anche grazie insomma al suo apporto in diretto, al giorno d'oggi, anche noi in azienda, oggi ho avuto una riunione Fiume di 6 ore in cui abbiamo rivisto alcuni aspetti, quindi io penso che il concetto di modificare, di rivalidare, è qualcosa che è inalienabile per un'impresa oggi, impresa in generale. Figuriamoci per una startup che agisce con un mercato fortemente, ecco, inclina a cambiamenti. Sì, si dice che il processo di fondazione di fatto non finisce mai, no? Tu sei sempre fondatore, no? non dovresti smettere mai di essere fondatore. Esatto. Da questo punto di vista vorrei lanciare con voi un progetto, vediamo chi lo sposa, no? Io vorrei fare un libro o una raccolta che racconta non di Zuckerberg, di Elon Musk e di Steve Jobs una volta tanto, ma che racconta di tutti quelli che non ce l'hanno fatta. Mi è venuta questa idea perché ho letto un intervento molto carino sul pregiudizio di sopravvivenza. Io non conoscevo questa cosa qua. Pare che durante la Prima Guerra Mondiale ci fosse il problema di capire quali fossero le parti più vulnerabili degli aerei, no? E cosa facevano? Si mettevano ad analizzare gli aerei che tornavano e andavano a rafforzare le parti con più proiettili, finché qualcuno disse: no, scusate, ma noi non dobbiamo guardare quelli che tornano, noi dovremmo avere la possibilità di vedere gli aerei che non sono tornati per vedere i veri punti deboli di quell'aeroplano lì e andare lì a rafforzare, che rafforziamo con quelli che sono tornati. Quindi questo qui è un tema che un esempio che mi ha molto colpito. Ha detto: effettivamente noi guardiamo sempre i casi di successo come ispirazione, ma noi non riusciremo mai a ripercorrere la via che ha portato Zuckerberg al successo. Potremmo invece forse molto più facilmente non ripercorrere la via di chi non è riuscito ad andare avanti. Ve la sentite di fare insieme a me questa cosa, Marco? Eh? Ah, va bene, sì sì. Volentieri. Di casi di insuccesso da portarmi. Poi bisogna trovare anche chi è disposto a raccontarli. Ci devi dire in quale fase dell'insuccesso, perché se vogliamo parlare della fase di insuccesso relativa proprio allo sviluppo dell'idea, di casi ce ne sono tantissimi, perché sono tutti bravi a pensare all'idea, poi quando si parla di execution, come diceva anche Mattia, falliscono tutti.
Ovviamente qui penso che di fallimento si parli in una fase un po' più avanzata, cioè quando insomma è stata strutturata la startup, magari in fase di seed e così via. Spesso e volentieri la maggior parte dei fallimenti ci sono nella fase di efficienza, cioè quando si è costruito il tutto e bisogna scalare, adesso cosa facciamo? E lì ci sono i problemi più grandi, non si riesce a fare il salto di qualità. Quindi magari di quelle io ne ho di meno, però insomma, non perché siano andate molto avanti le altre, perché si sono fermate prima molto spesso. Scusami, torno da te su una cosa che prima hai menzionato di passaggio e hai citato il fatto che oggi tutto sommato esistono strumenti anche funzionanti che possono supportare un progetto concreto da un punto di vista finanziario, no? E hai citato Invitalia. Vuoi dedicarci un minuto a raccontare come funziona, immagino sia Smart & Start il programma a cui ti riferivi, ma non necessariamente. Prego. Non necessariamente, nel senso che Smart & Start è il programma dedicato alle startup innovative e quindi alle startup. Gli altri strumenti, nuove imprese a tasso zero, resto al sud, inseriamoci anche volendo il self-employment, in realtà sono più strumenti per l'avvio di impresa che non per lo start-upping. Poi possono eventualmente essere utilizzate anche dalle start-up nel caso in cui quello strumento sia coerente con gli obiettivi e la roadmap della start-up stessa. Spesso e volentieri non c'è questo matching e alla fine magari lo strumento insomma non è quello adeguato. Sicuramente Smart & Start è quello che insomma per le startup innovative è il più adeguato, finanzia fino al 90% del budget necessario, tra i 100.000 e 1,5 milioni di euro, e quindi con cui si possono finanziare molte delle attività del programma di spesa di una startup. E soprattutto le attività legate allo sviluppo del prodotto, alle consulenze specifiche, specialistiche e anche a ciò che si deve fare per l'entry market, quindi per la definizione delle strategie. Questo è un aspetto molto interessante che mi porta da Francesco, perché giustamente Francesco prima ha detto che la grande impresa, alla sfida di lanciare un nuovo progetto, l'opzione tradizionale che ha per finanziarlo è andare dagli azionisti, dai soci, no? E dire ok, una parte del budget di quest'anno verrà allocata a questo progetto. Questi sono i ritorni attesi, questi sono gli investimenti, bla bla bla, il famoso business plan. Ma in realtà converrebbe tantissimo a quella impresa, invece che farlo lei il progetto, investire in un qualcosa di esistente, magari in una fase molto iniziale del progetto, in una startup, no? Investire con l'equity, perché avrebbe da quella parte, a parte tutte le agevolazioni che ci sono derivanti dall'investimento di startup in capitale di equity, andrebbe a prendersi un team che è un po' out of the box, no? Che pensa in maniera laterale, non nel solito modo in cui si pensa, e magari anche un mercato, da un punto di vista proprio geografico, che non è il solito. Cosa ne pensi di questa strategia? Tu l'hai mai vista fare come strategia di crescita, quella dell'investimento in startup? No, onestamente non ho mai partecipato, non l'ho vista mai fare direttamente, però credo che qualcuno stia incominciando a farlo, perché vabbè, inizia, innanzitutto ci vuole magari un collegamento col tuo prodotto o servizio che la tua impresa sta dando, e però l'acquisire, l'ho visto fare più nei servizi in effetti, acquisire una startup, una piccola impresa che ha una buona idea, vincente, e invece di svilupparla tu in proprio, questo, se si va nei servizi, se si va di nuovo nell'informatica, mi insegnate voi che è pieno il mondo, no? Quante delle prime chat eccetera sono nate proprio magari in piccolo e poi sono state inglobate dai grandi colossi. Tornando all'industria, devo dire che in un modo un po' più tradizionale è quello che adesso si sta facendo. Per esempio, la multinazionale con la quale collaboro da 2 anni è
proprio da 2 anni sta facendosi una sua struttura, e l'esempio non è stata nemmeno la prima, ormai è diventato un po' uno standard, di farsi una sua struttura di project managing, che addirittura solo per la parte europea conta una decina di persone. Tra l'altro, appoggiandosi, la metà di noi non siamo nemmeno dipendenti, ma siamo consulenti esterni. Quindi, aspetta, quindi, spieghiamo. Se vuoi, in un modo un po' tradizionale, devo tradurre questa roba però. Perché la capisci solo tu. Allora, il scherzo, questa grande realtà multinazionale si è dotata di, tu mi stai dicendo, una funzione, diciamo, trasversale rispetto alle funzioni verticali, una specie di steering committee, un gruppo project di project management team, un team, okay, di gestione dei progetti, no? Gestione, okay, del quindi cambiamento. Si occupa di fare un po' quel lavoro che Mattia si augura avvenga in tutte le imprese, in tutte le startup, cioè di tenere il passo, di rispettare le scadenze, di pianificare adeguatamente le risorse. No, non solo, ovviamente l'idea nel nostro caso, l'idea del nuovo prodotto viene a chi si occupa di prodotto, al marketing, alle vendite. E quindi si tratta di aiutare fin dall'inizio, ecco il parallelo con la startup, fin dall'inizio a rendere questa idea un progetto, a fare il business plan e coinvolgere, pescandole nell'azienda, le competenze necessarie innanzitutto allo sviluppo, alla presentazione, all'approvazione del business plan e dopo al follow up, perché appunto magari il responsabile del plant che deve occuparsi di quella nuova produzione ha comunque tutto il suo lavoro, la sua routine giornaliera, le sue cose, i suoi problemi a cui pensare. Il responsabile dell'ufficio tecnico del gruppo ha magari altri progetti, allora assegna delle risorse. Quindi un coordinamento delle risorse assegnate al progetto per quanto riguarda il suo raggiungimento, il suo follow-up nei confronti degli azionisti. Ecco, lì torniamo al fattore esatto. Tempo. No? È una cosa interessantissima. Tu pensa che una delle prime applicazioni che avevamo pensato proprio alla nostra piattaforma Beyond Box era l'applicazione interna alla Large Corporate, cioè quella di trovare all'interno di Vodafone, ok, per dare una che c'ha i numeri grandi, o di Luxottica, quella competenza che magari è nell'ufficio a fianco a te, ma tu neanche lo sai perché non sai che cosa fa quello lì o di cosa si occupa. Quindi attivando una serie di richieste interne, trasversali, e abituando anche il dipendente a pensare in termini di cliente interno, ok, una delle possibili applicazioni di Beyond the Box era appunto quella di portare in piattaforma uno scambio che altrimenti sarebbe impossibile in realtà molto grandi come quella che stai descrivendo. Beh, questo forse io sto disseminato adesso, però è un'idea che secondo me potrebbe funzionare. Per esempio nell'azienda in cui sto lavorando adesso. L'azienda in cui lavoravo prima, ma tanti anni fa, un manager che non a caso era arrivato dall'HP, era arrivato da una realtà completamente diversa dalla nostra, che eravamo l'industria automotive, aveva cercato di portarlo già una decina di anni fa, ma non era stato sostenuto da tutto l'ambiente. Però questa idea di, soprattutto per multinazionali, noi non siamo una multinazionale enorme, comunque sono 10.000 persone sparse su tutto il pianeta, è interessante perché, ad esempio, io ho seguito, sono stato amministratore delegato della parte italiana fino a pochi mesi fa, e poi l'abbiamo accorpata a altre divisioni, quindi. Uh-huh. Però, ad esempio, per tutto quello che riguarda il business italiani, tuttora in corso, proprio l'altro giorno un collega mi ha scritto, abbiamo fatto una video call e io l'ho aiutato a risolvere un problema, no? Con la telefonata, con un intervento, esatto, con una cosa. Quindi questo modello di competenze distribuite all'interno di grandi imprese, secondo me è un modello vincente. Tornando alla tua domanda iniziale, se non proprio come mi è capitato in industria metalmeccanica, anche qui diciamo di stampo tradizionale, che per un certo sviluppo una certa componentistica plastica era stata fatta che acquisire non proprio una startup, ma la piccola azienda familiare che comunque dove il figlio aveva avuto un'idea, si era fatto aiutare dal padre che aveva una certa esperienza nel campo, avevano sviluppato questa piccola società e poi è stata acquisita direttamente
da questa grande azienda che era interessata proprio a quel Sì, prodotto. sì. Quindi, nei fatti, ha fatto quello che tu hai Quelle detto, no? sono le exit più belle, quelle lì. Mattia, un punto collegato al discorso dell'accesso a competenze, perché abbiamo detto i soldi in qualche modo, grazie a Marco, e grazie a una buona idea, una buona capacità imprenditoriale, lì si trova, no? Un supporto sulla parte di tempo, quindi di accelerare, di pivotare, di trovare velocemente la strada giusta, grazie anche al supporto di professionisti, lo si trova. Arriva a un certo punto però dove il team dei fondatori famosi da solo non ce la fa, no? Non ce la Stanno fa perché, registrando anche il video, eh. perché operativamente non ce la fa a gestire l'attività, Non ma viene. perché ci sono Posso certe aree parlare? di competenza a cui Sì. non puoi arrivare. In queste situazioni, secondo te, è meglio per il team di fondatori aprirsi all'advisor, diciamo, di figure molto senior, molto elevate, o cercare invece un supporto più operativo? Non so se ho focalizzato la domanda, Sì, perché è sì, sì. un dilemma a cui prima o poi uno arriva, cioè. Diciamo che ovviamente dipende sempre dallo stato, cioè il momento in cui la startup si trova, se siamo in una fase di seed o se si stiamo andando ad avvicinare, magari perché no, a prendere quello che può essere un primo round di investimento. Quello che dici tu, secondo me, va ascritto magari in una fase, mi permetto di dire, ancora in cui siamo a metà tra il pre-seed e il seed, perché poi in realtà, come ben sappiamo, molte volte, cioè quando poi si cominciano ad avvicinare enti e persone o comunque diciamo organizzazioni in generale, per generalizzare, che investono, il famoso advisor esterno, il super advisor esterno di default, oltre che essere messo, diciamo, a supporto, si È richiede messo anche. anche a presidio. Beh, giustamente anche, ma allora, secondo me, faccio un passo ancora indietro rispondendoti alla tua domanda. Molte volte, secondo me, un grande problema è proprio quello di non avere la lucidità di analizzare quali sono effettivamente le competenze che ci sono dentro casa e quali serve acquistare esternamente. Da qui poi abbiamo il dilemma, tra virgolette, come dicevi tu, chiamiamolo in senso giocoso, del prigioniero, che o prendo qualcuno più operativo che magari non ha una seniority e quindi mi costa meno e sposa il progetto, non chiediamoci magari anche in modalità così fantasiose, oppure ci rivolgiamo al il senior advisor che sta lì più che altro a fare a volte diciamo, un ruolo di controllo. Anzi, questa è una cosa che molte volte molte startup, anche a livello internazionale, hanno dichiarato come poco apporto in termini poi di competenze, più diciamo in termini così di controllo, di presidio, come dicevi tu, Massimo. Secondo me, molte volte c'è un po' una presunzione in questo. E a proposito della bellissima idea che hai, secondo me, del libro che avevo, diciamo, varato anch'io, e quindi eventualmente insomma a disposizione per darti un aiuto. Io purtroppo conosco casi molto vicini, peraltro, di persone che sono riuscite ad arrivare anche a round di investimenti importanti, con enti importanti, e poi proprio per questo non aprirsi a competenze esterne, dove poi alla fine il CEO magari era laureato in filosofia ed è una cosa magari ottima, buonissima. Ma se poi si pensa di non aver bisogno, ecco, di un financial advisor o di altre figure come queste, ecco, poi purtroppo lo schianto avviene. E aggiungo, molte altre volte, secondo me, tornando ancora con un ennesimo passo indietro, nella fase iniziale, quella magari in cui mi capita più spesso anche di interfacciarmi, secondo me le competenze, molte volte si dovrebbero acquistare queste competenze o acquisire, acquistare, trattino acquisire, perché Sì. ricordiamo, siamo nell'epoca in cui mi sembra Udemy, puoi comprare il corso di Eric Ries, cioè l'inventore, insomma, comunque quello più famoso sull'Lean Startup, colui che ha coniato il termine, se lo ricordo bene, nel 2012 a Las Vegas. Ecco, puoi seguire un corso a 12 euro e penso che arrivi un po' più preparato. Invece, che si fa? Ci si concentra su, l'abbiamo già detto, vado al commercialista, come costituisco, come prendo i soldi, oppure di che colore faccio il sito, sul nome, come si chiamerà, cioè qui io, e questo è un po' la ring composition del mio intervento. Secondo me,
l'imprenditorialità non può essere qualcosa di accidentale o di qualcosa visto come un ascensore sociale. Mi permetto di fare una confidenza su questo tavolo virtuale, tra virgolette, che faccio tanto spesso... resta fra noi, tranquillo. Ma non faccio nomi, tranquilli, disclaimer, ma no, in generale. Secondo me molte volte le startup, cioè fare startup viene visto come un ascensore sociale, cioè ai miei tempi l'obiettivo, cioè i più giovani dicono: ah, che vuoi fare? Voglio andare in TV, voglio andare a fare Amici, Il Grande Fratello. Ecco, la startup oggi viene vista, ahimè, troppo come un ascensore sociale. Perché? Perché ci vendono l'immagine del CEO che va in giro, ormai non gli basta neanche più la Terra, ma deve andare a colonizzare altri pianeti, in senso buono del termine, ovviamente, anche perché sono un fan, però in generale, ecco, questo secondo me è un grandissimo problema proprio di comunicazione, di asimmetria informativa che i ragazzi hanno. Questo mi permette, quindi proprio in nome di questa asimmetria, se una startup, un'idea più che una startup a 1.000 euro, probabilmente li spenderà o per la costituzione o per fare un logo bello accattivante o proprio quelli più avanti una landing page carina. Ecco, questo è il problema secondo me, dal mio punto di vista, dalla mia, diciamo, piccola esperienza, insomma, ormai di quasi 10 anni, una cosa e un'altra, però ecco, ovviamente, cioè, ci sono persone molto che ne hanno viste molto di più di me. Assolutamente, peraltro ci riflettevo proprio quel giorno lì e mi ricordo che quando io e Alexandra siamo andati da sto benedetto notaio, no, a mettere la firma, non c'è niente da fare, ci sono certi passaggi, certi luoghi, certe limitazioni fisiche che ti trasmettono una certa serietà della situazione, cioè quando tu vai a mettere quella firma senti proprio che da quel momento in poi farai debiti, prenderai la responsabilità dei soldi degli azionisti, dei dipendenti, cioè è un momento, è come se ti sposassi online, non lo so, no? E invece vai lì e metti la firma, cacchio, ci metti la firma e quella penna pesa quando metti quella firma, non c'è niente da fare, è il momento che fa la differenza fra un'idea buona o non buona che sia. È il momento in cui diventi un soggetto che appunto si impegnerà nei confronti del mondo intorno a te a fare delle cose, no? Quindi è un momento che io ho vissuto personalmente con piacere, lo rifarei, ecco, di andare dal notaio. Cosa ne pensi, Marco? Tu ci vai dal notaio? Sì, innanzitutto se si sceglie ovviamente uno studio notarile adeguato è una garanzia, perché comunque vengono fatti dei controlli che possono anche salvarti da rischi che tu non avevi calcolato e che sono insiti nella documentazione della società. Quindi rispetto alla questione di spendere qualche migliaio di euro per il notaio, io la vedo un po' come la questione di mettere del proprio per poter ottenere dei finanziamenti, che è un altro dei grandi problemi, cioè il rischio metterci del proprio. Anche in questo caso, molte volte si salta la fase delle 3F, quindi chiedere per poter iniziare anche agli amici, alla famiglia, ai matti che possono credere nella tua idea, e cercando di trovare un finanziamento che tra l'altro possa finanziarti il 100% dell'attività. La regola in realtà è che se non ci metti tu del tuo, non vedo perché debbano darti qualcosa agli altri. Assolutamente, è quello che mi dicono sempre le banche quando io vado a chiedere i soldi. Io dico: vabbè, ma se sono i metti tu, lì è una questione più di garanzia, perché anzi, esatto, fortunatamente, esatto, i finanziamenti pubblici. Aspetta, sai cosa dicono? Se non ci crede l'imprenditore, come possiamo crederci noi? Insomma, però è anche comunque vero, nel senso che è una sorta di presa di responsabilità. Mi fai anche comprendere che sei responsabile rispetto alle azioni che vuoi portare avanti. Credo sia comunque una cosa importante. No, tra l'altro, nei finanziamenti pubblici molto spesso le garanzie che vengono richieste non sono quelle bancarie, sono agevolati, le garanzie sono relative e quindi la garanzia del finanziamento pubblico è la persona con la sua idea, la sua competenza, le sue capacità. E quindi anche questo, se non c'è capacità poi di
ad esempio, trovare un budget limitato per un primo MVP per poter validare, insomma, per poter far portare dei dati agli investitori, insomma, ripeto, forse non ci credi neanche tu che vuoi fare l'imprenditore. Assolutamente. Peraltro una definizione di imprenditore esiste e me la sono andata a rivedere l'altro giorno perché mi ricordavo dalle reminiscenze dell'università che il nostro codice civile non definisce l'impresa ma l'imprenditore, no? Allora me la sono andata a riprendere la definizione ed eccola qua. No, e l'ispirazione è stata da un post di un incubatore online che diceva: quest'anno ho incontrato 1500 imprenditori, no? Ho detto, porca miseria, 1500 imprenditori. Mi sono andato a riprendere la definizione. Allora, l'articolo 2082 del codice civile, Mattia, segna. 82-83. Aia, correzione. No, 82. Cioè, 80, 82. No, dicevo 82 e 83. Ah, 83. Ma io dico solo 82. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi. Direi che Mattia, se tu leggessi questa definizione a tutti gli aspiranti imprenditori che vengono da te, un po' già spaventerebbe. Francesco, tu ti definisci un manager che affianca l'imprenditore? L'imprenditore è solo quello che ci mette i soldi, secondo te? O anche un manager che contribuisce alla crescita di un progetto può definirsi un pochino imprenditore? Perché non sta scritto da nessuna parte qui che l'imprenditore è quello che ci mette i soldi. Cosa ne pensi? No, assolutamente, anzi la definizione del codice civile che hai appena letto mi sembra, io non sono laureato in economia e commercio, ma mi sembra che metta più l'accento sull'aspetto manageriale, no? Organizzativo, sì. No? Che sull'aspetto soldi di cui non si parla, no? Non dice che lo fa a proprio rischio, con fondi propri, eccetera. Ma allora, io da 32 anni che lavoro nell'industria e mi definisco un manager e con un po' di presunzione penso di essere capace di aiutare gli altri a fare l'imprenditore, a far fruttare i suoi soldi, che sia un privato, che sia una multinazionale, un fondo di investimento. Però ho il massimo, non mi sento un imprenditore, ahimè, perché nella mia vita non ho mai avuto io l'idea, la scintilla e non ho mai rischiato del mio, anche se poi arrivando a certi livelli in un'azienda il tuo contratto può essere a tempo indeterminato, di conseguenza quello che vuoi, ma contano i risultati, se no il lavoro non te lo dà nessuno, certo. Quindi massimo rispetto per gli imprenditori. Il problema di alcuni, di una parte dell'imprenditoria italiana tradizionale, è che proprio da questa bella idea nella quale loro hanno potuto mettere a frutto il loro c'è quello che ha avuto la brillante idea sul prodotto, c'è quello che l'ha avuta sul mercato, sulla sua industrializzazione, eccetera. Se poi l'idea funziona e l'azienda cresce, ecco i problemi del passaggio generazionale da una parte o del saperla gestire, perché ci vorrebbe anche l'aspetto manageriale. Quindi, ripeto, io ho la grandissima stima degli imprenditori, diciamo che ne ho anche conosciuti molti in vita mia, grandissimi, che però poi non avevano il coraggio, la voglia, usate il termine. Cioè, quando si incomincia a mischiare l'aspetto proprietà e manageriale, si rischia di fare un gran casino, scusate di nuovo il termine, molto prego, tecnico. Prego. No? E quindi, diciamo che, dico una cosa banalissima, il manager ormai da tanti anni ti dicono in azienda devi agire come se l'azienda fosse tua, diciamo che devi agire più che come fosse tua, devi agire conscio che sei parte di un team e che dai risultati di questo team dipendono i risultati di tutti e delle famiglie che ci sono intorno, dell'indotto, eccetera. E dall'altra, sì, il manager deve appunto lavorare con una mentalità sempre più imprenditoriale, e qui torniamo alla startup, no? Quando sentivo prima i discorsi, no? Che diceva che uno deve rischiare del proprio anche per dotarsi non solo del bel sito ma web, ma anche degli strumenti per poter sviluppare, presentare un business plan, tenerlo sotto controllo, rendicontare e quant'altro. E così l'imprenditore invece deve forse imparare a seguire magari in prima persona gli aspetti manageriali di sua competenza, cioè, no? Quante volte
l'imprenditore è il genio che ha costruito lui i primi prototipi, no? Poi l'azienda è grande, quindi lui continua a seguire la parte operation, la parte produzione, ma magari si affidi a qualcun altro per la parte finanziaria o la parte marketing e sales, no? E così via. Assolutamente. Mi è piaciuto molto questo tuo ultimo intervento, Francesco, perché ti sei un po' autodefinito. Allora approfitto per fare la stessa domanda agli altri colleghi. Mattia, quando te lo chiedono, tu che lavoro fai? Dici faccio l'imprenditore? Ti senti un imprenditore? Faccio l'imprenditore, ma prima ancora il consulente, prima che degli altri, di me stesso. Quindi sì, diciamo che assolutamente. Poi vabbè, io ho una società che fa consulenza, abbiamo un'impostazione da studio professionale, quindi ovviamente mi sento un imprenditore. Perché? Perché la definizione, anche quello che ha detto Francesco, Marco, comunque, se dovessi fare una checklist, c'è tutto, il capitale, ce lo metto e ce lo rischio anche ora che stiamo facendo questa piacevole chiacchierata. A gestire, persone, clienti e fornitori e altri mentor e consulenti lo faccio, quindi penso di rispettare, insomma, tutte quelle che sono un po' le cose emerse. Lo dico sempre, lo scrivo anche sul mio blog in generale, mi sento sempre prima un imprenditore che un consulente. Proprio per questo non è una value proposition o una forma di marketing carina, ma cerco di dire che posso capire chi c'è dall'altra parte, ecco. No, è importante, è una risorsa che tu metti a disposizione della tua value proposition. Marco, tu ti senti un imprenditore? Beh, diciamo che io sono un consulente, un lavoratore autonomo, però nei percorsi di orientamento all'autoimprenditorialità ai miei ragazzi spiego che in realtà il lavoratore autonomo ormai di per sé è un imprenditore, perché deve comunque gestire tutta una serie di attività che di certo non sono le stesse che gestiva l'avvocato 20 anni fa. Si tratta di gestire la propria immagine, il personal branding, la comunicazione, la creazione di contenuti, la parte finanziaria, gli investimenti, perché comunque i professionisti devono investire. E bene o male, nel nostro piccolo siamo comunque investitori. Sentirmi investitori, imprenditori, perdonami, Certo. un lapsus. Sentirmi imprenditore, beh, tra le 15 competenze previste dall'Europa per gli imprenditori, sicuramente qualcuna è da migliorare, e quindi insomma c'è sempre da lavorare, da fare per poterlo diventare. Assolutamente. Beh, rispondo io visto che me la faccio da sola anche io la domanda, perché me la sono fatta. Sì, io penso che sono imprenditore nella misura in cui diciamo, affronto ogni scelta da un punto di vista di produzione e non di consumo, no? Io faccio sempre questa grande differenza, no? Oggi siamo tutti inscatolati per essere dei consumatori, quindi a fare semplicemente scelte di guadagno. Avere soldi a disposizione per poter comprare delle cose. Veniamo progettati per questo. Nel momento in cui invertiamo la prospettiva e per una volta ci mettiamo da un punto di vista di produzione, quindi con quei soldi cosa posso fare, cosa posso creare che cambi la prospettiva e il tuo tempo non diventa più uno strumento per consumare di più, ma per produrre qualcosa, allora forse il primo passo verso l'essere imprenditore lo hai fatto. E in questo io mi sento imprenditore perché cerco di applicare questa logica nelle mie scelte quotidiane, ecco. Poi sull'attività economica organizzata ci stiamo lavorando, ecco. Non si finisce mai. Comunque, Prego. se posso aggiungere Sì? sulla definizione di imprenditore, perché normalmente si dice l'imprenditore produce profitto, no, quello magari è il commerciante, l'imprenditore produce valore e spero che insomma si riprenda questa definizione della creazione di valore, che non è solo creazione di valore economico-finanziario, ma anche sociale, culturale e umano. Credo che sia un dovere anche degli imprenditori. Bene, ce l'avete ancora un minuto per una domanda a bruciapelo? Cosa ne pensate di Gorillaz?
E questa startup, Francesco, non so se hai visto, ormai io... no, startup non so se la si possa definire, è un unicorno che è scoppiato in pochi mesi, praticamente, che è un delivery service, ok, che ti consegna però alcune referenze selezionate in 10 minuti dal momento del tuo ordine. Quindi tu ordini adesso alle 19.08, alle 19.18 ti arriva il rider sotto casa con la consegna, ok? Ma ha raccolto quanto, Mattia? Ma milioni? Tanto, milioni. tanto. Tra 50 milioni, credo, sì, primo round. Sì. Tra l'altro ora sta aprendo a Milano, mi sembra di aver... Sì, sta arrivando in Italia, sta arrivando con i primi rider in Italia. Cosa ma nel mondo... Prego, Francesco. Una domanda, è partita dalla Germania. La risposta non posso darla perché non lo conoscevo fino a questo momento. E dove è già applicato? In Germania, per esempio, in qualche città? Sì, Berlino, naturalmente grandi città, è nata credo proprio a Berlino e poi da lì si è diffusa. Ma un fenomeno no, incredibile. Cosa ne pensi, Mattia? Cioè, io la trovo una roba... Diciamo che allora mi ha colpito innanzitutto l'aspetto dei minuti, perché come non so se molti ricordano, la value proposition di Deliveroo all'inizio era i famosi 32 minuti, che adesso questa cosa è scomparsa. Non frega più niente a nessuno. Certo. Quindi diciamo che potrebbe essere, allora beh, sicuramente un fenomeno abbastanza sconcertante in senso buono del termine. Stavo proprio prima seguendo un post su LinkedIn su questo, stavamo insomma così un po' parlandone. Sono curioso di vedere poi l'approccio sul mercato italiano, che è un po' come quando la Serie A, scusate il paragone calcistico, era il palcoscenico con l'articolo, si diceva vabbè, vediamo se arriva in Serie A, che fa? Ecco, ora non è così, però ecco, l'Italia è sempre un battesimo del fuoco su questo per le aspettative dei consumatori e un po' il nostro, diciamo, proprio la nostra cultura anche su questi aspetti. No, sicuramente io sono strafavorevole. Chiedevo quando arrivava a Roma, insomma, in questa discussione, mi dicevano che servono le piste ciclabili. Ora qui siamo quasi vicino alle elezioni, quindi ne stanno facendo tantissime, quindi spero di poterla provare, insomma, molto presto. E ho visto già i prezzi, insomma, ho visto già un po' di polemica, però secondo me cioè, non lo posso dire io, è un qualcosa che va e risponde a un'emergenza, proprio a un'aspettativa che è emersa in maniera prepotente negli ultimi mesi, parlo almeno del mercato italiano. Questo dei 10 minuti voglio vedere se rimane come deliver un così una value proposition nel tempo, cioè... vedere se lo fanno a Roma in macchina, non penso 10 minuti, però... No, sai perché mi è venuta in mente, Francesco? Perché qualche mese un po' di mesi fa parlavo con un imprenditore tradizionale italiano della PMI italiana, e lui per stimolare il suo team faceva proprio questo esempio, diceva: ma voi che non riuscite a consegnare il mio prodotto in 6 mesi, no? Ma vi rendete conto che a Berlino c'è una startup che in 10 minuti ti porta il frullato, non so che cacchio porta, okay? Ti porta il frullato sotto casa. E lo usava come esempio di stimolo, no? Ad acquisire, ad attivare una mentalità da startup in un'azienda dove invece, come dicevi te, boom, i gates, devi mettere i gates per assicurarti che le cose vadano avanti. Sul rapporto, sulla consegna del prodotto ai clienti, se te potrei scrivere un libro, un altro con un ebook e ve lo risparmio, tranquilli. Diciamo che spesso nell'industria il problema è giusto lo stimolo. Noi usavamo piuttosto Amazon, ma per altri esempi di servizio che quando siamo clienti vogliamo avere, quindi anche a livello di comunicazione, eccetera. Perché sovente nell'industria il problema è che non sei riuscito a produrla, no? Quindi come organizzarti per riuscire a ridurre il lead time, essere più flessibile nella parte produzione, non tanto la logistica, perché se tu lo devi spedire poi dalla Cina all'Europa. La mentalità senz'altro, devo dire che noi ne prendiamo tanti di esempi, ma soprattutto come servizio al cliente, perché io devo dire che io sono utente Amazon, mi vergogno a dirlo, ma ho un servizio impareggiabile, no? Cioè, sono capitate delle cose che saranno capitate anche a voi, no? Quando il telefono ti smette di funzionare e tu chiami il sabato pomeriggio e la domenica te ne consegnano uno nuovo, tu hai un mese di tempo per restituire quello vecchio, anche se erano scaduti 30 giorni, insomma, ma è cose di questo genere. Assolutamente, no?
trovi uno che ti risponde senza farti aspettare, anzi ti chiamano loro. Cioè, ecco, Marco, sono quelli gli esempi che cerchiamo di mutuare. Però ecco, per esempio Amazon è in un processo lean costante, quindi migliora costantemente i propri servizi e i servizi con i clienti, riceve feedback costanti dai clienti e modifica costantemente i propri prodotti e servizi per rispondere a quelle esigenze. È lì che sta la... Tra l'altro, Scusa, prego. Solo una battuta, qualche tempo fa mi aveva veramente stupito, non mi vergogno a dirlo, scoprire che Amazon è stato in perdite, adesso l'uomo più ricco del mondo, è stato in perdite enormi per anni e anni e anni. Quindi ecco l'imprenditore che crede, mette del suo, ci rischia e segue un'idea, no? Poi, vabbè, tutto, togliamo la parte favola, no? Però, diciamo. No, beh, assolutamente. Ha fatto il break even sulla BU di quella Digi, quella dei libri e della musica. Ha fatto break even 2 anni fa per la prima volta, mi pare. È stato il primo anno a break even. Ti chiamavo in causa, Marco, perché secondo me Gorillaz è un esempio in cui l'execution prevale di gran lunga sulla business idea, perché alla fine... Cioè, a chi serve la frutta in 10 minuti, veramente? Mo, ragazzi, dai, cioè, In questo caso... esempio di execution, perché è fighissimo, eh? Non so se hai visto il sito. Le borse dei rider ti danno un'idea di uno che sta scalando una montagna, di sport, vero, di energia. Pare, no? è una roba strafiga. Cioè, tu la vuoi per quello, ma in 10 minuti la pera, cosa te ne fai la pera in 10 minuti? Eppure, se hanno investito 44 milioni, se insomma è stata così veloce l'ascesa della startup, vuol dire che c'è qualche problema che è stato identificato e che ne tirerà il mercato. Scusa Massimo, io non voglio fare una battuta, ma visto che non ho Gorillaz, devo uscire perché mi chiudo un negozio. No, davvero, non mi sono accorto che erano già le 7:15. Vai, ciao, grazie. Dai. Francesco, ci salutiamo tutti, è stata una chiacchierata molto molto piacevole. Grazie molto. Vi aggiorniamo.